chiudete gli occhi e passeggiamo insieme a Roma lungo via Gregoriana in salita. Oggi la nostra è un'arrampicata piovosa fino a piazza Trinità dei Monti. Riuscite a sentirle quelle infinite gocce di pioggia tutte sulla faccia? Provate poi a fare la conta dei vostri passi e a metterli in fila, 1, 2, 3, ed ecco che l'occhio sbarazzino va a meraviglia al numero civico 30 di via Gregoriana, palazzetto Zuccari, nobile cinquecentesca dimora dell'artista Federico Zuccari, conosciuta anche come la casa dei mostri per la sua grottesca e straordinaria facciata. Il portone d'ingresso non vi sembra una gigantesca mandibola spalancata? Insomma, li sentite addosso gli occhi cavernosi che fanno da timpano, su cui fuoriesce un naso dantesco che si allarga in una bocca pronta a divorarci. Ma oltre la gola infernale, questo è il segreto, al di là della soglia, eccolo il giardino quadrangolare, un pergolato di rose che incantò persino il grande D'Annunzio, lui che diede forma letteraria al piacere di Andrea Sperelli per l'amante Elena proprio qui a Palazzo Zuccari. Quanta nobiltà estetica e tanti, tanti soldoni, almeno 23 milioni di euro, sono serviti in tempi nuovi per il restauro di questa dimora che pur nella sua veste di biblioteca, tempi oggi, di 200.000 volumi e carte d'arte rinascimentale, non tradisce il suo spirito vero e continua dall'alto attraverso la facciata a fare smorfie irriverenti a chi come noi, amici, oggi zuppi di pioggia, risaliamo veloce, pieni di stupore, via Gregoriana. Alla prossima, amici!